Supersisma Bonus è una delle novità che sono state illustrate anche oggi in commissione consiliare. Si è parlato però, si è tornato a parlare di nuovo della carenza di personale, dell'avvio dei nuovi lavori e dell'importante novità dell'istituzione dell'ufficio sisma al Comune di Teramo. Sì, abbiamo fatto una panoramica, abbiamo fatto insomma un resoconto generale. Il personale finalmente insomma siamo quasi adeguati, nel senso che arriveremo entro la fine di marzo ad essere 110 persone. Mancano una trentina di persone che mi stanno assegnando Fintecna e Invitalia, le stiamo selezionando proprio in questi giorni. Quindi finalmente dopo 2 anni di faticose combattimenti siamo riusciti da 27 che eravamo a diventare 110. E questo si vede nella produzione mensile. Abbiamo chiuso febbraio con 78 decreti, il bimestre lo chiudiamo con circa 20 milioni di concessioni. Quindi insomma ci fa sperare che nel corso di quest'anno si possano chiudere 1 migliaio di cantieri, cioè autorizzare ulteriori 1.000 cantieri. 1.000 sono invece le pratiche fino ad oggi completamente definite, tra diciamo 700 e qualcosa approvazioni e circa 300 rigetti. Questo è l'ordine di grandezza. Per quanto riguarda il Supersisma Bonus, abbiamo avuto diversi confronti con l'Agenzia delle Entrate, stiamo definendo una circolare congiunta che dovrebbe uscire a breve, brevissimo. Ciò non toglie che comunque stiamo già emettendo decreti con il doppio finanziamento, quindi chiunque ad oggi presenti una pratica in ottemperanza alle normative di riferimento, quindi le nostre ordinanze, la 111, la 108, la 60 e in particolar modo l'articolo 119 del decreto legge 34, può vedere accolte le proprie istanze, senz'altro. Già oggi.